Vieni. Buonasera, buongiorno. Ciao. Ciao Rad. Ciao. Tutto della giacca. Come ti chiami tu? Mi chiamo Edoardo. Edoardo? Chiesa. E di dove sei, Edoardo? Sono di Varazze. Di Varazze dove? Torino? No, è qua, in Liguria, in provincia di Savona. Ah, sì, quello che incontro sempre quando vengo a Sanremo c'è l'uscita Varazze, ho capito, perché sì. Era un nome familiare, siccome ultimamente vado un po' a Torino. Allora, che cosa fai nella vita? Vieni più vicino, vieni qui che c'è spazio. Questo intanto vedo che c'è un tuo CD, Edoardo, esatto. Chiesa, le nuvole si spostano comunque. Sì, quello è il mio ultimo disco, è il secondo disco che faccio. Sì. E sono venuto qua a portartelo. Copertina non mi piace, io voglio la tua foto in copertina, non voglio queste robe qui. Ok. Sei anche un bel ragazzo, metti la tua foto. La prossima volta. Manco dietro c'è. Questo è il tuo. All'interno c'è. E che me ne frega, io voglio. Io prima di arrivare all'interno devo decidere di acquistarlo. Ed è il tuo manifesto. Quando fai concerti? Sì. Con chi? In che senso? Chi è Giusy Ferraro? Giusy Ferraro? Bravo Edo scrive. Già a scatola chiusa scrive bravo Edo. Tu cosa fai nella vita? Io mettiti sono. Più qua, così vedi che la camera. Ecco, tu sei. Ok, io sono architetto, insegno sì. Musica e faccio il cantautore, nel senso che ho due dischi, diciamo, all'attivo. Il primo si intitola Canzoni sull'alternativa ed è uscito nel 2015, e il secondo è questo qui. Ah, tu vieni da Varazze, provincia di Savona. Sì. Dicevi che fai l'architetto, se ben ricordo, però insegni anche musica. Insegno musica e faccio. Ma scusa, ma fai anche la professione di architetto? Sì. Quindi tu vivi un po' di musica e un po'. Un po' di architettura, sì. Un po' di architettura. Faccio anche il cantautore, nel senso che produco i dischi, mi produco i dischi da solo. Questo è il secondo che faccio. Ma fai concerti? Sì. Il tuo disco? Il primo disco che è uscito nel 2015. Colors. Però neanche loro hanno la foto. No? Sì, c'è un piccola differenza. Okay. Che i Colors l'hanno avuto tutti i giorni in TV e quindi alla fine sì. Non hanno bisogno di essere riconosciuti, hai capito? Mentre invece. Mettendo la faccia. Sì, però non è vero perché se io ti faccio vedere la copertina, il codice con pubblicizzano c'è la loro foto. Ok. Sì. Capito? Se tu vedi come sono pubblicizzati. Più diretto il. Esatto. La comunicazione. E certo, devi mettere la foto, a parte che questa posso dire non è una copertina strepitosa, è fatta con il cuore, eh? È fatta con il cuore, ci sono molto affezionato e a me piace per quel motivo lì. Sì, ma allora tu fai un disco, sì. Non fai un quadro. Mm-hmm. È un quadro, è la foto di un quadro. Lo so, appunto, ma tu non vendi arte, tu vendi musica, che è arte, ma non vendi arte. Tu devi vendere te stesso, capito? Okay. È una cosa che dico a tutti, capito? Quindi ti dico, ti ripeto, secondo me devi assolutamente fare questa cosa qui, cioè mettere la tua foto in copertina, ok? Ok. Questo devi fare. Adesso ascoltiamo la tua canzone, adesso che c'è un attimo di calma. Va bene. Cosa mi fai ascoltare? Mi suona la canzone che apre questo disco qua. Vai. Si intitola Occhi. Che guardano il mondo come fosse un acquario, se ne stanno protetti, ogni tanto puliscono i vetri, altri invece lo vedono spiego, sono stati costretti così da quegli occhi che insegnano come si deve guardare. Sono tutti diversi dai miei, sono tutti occupati, ma si incrociano spesso coi tuoi quando guardano avanti. Thank you.
calcoli attenti ai dettagli, concentrati a cercarmi perché si ritrovano presto stremati a fissare una sfera, occhi grandi che si aprono al sole e ne accolgono i raggi, con il tempo rimangono soli e diventano ciechi. Sono tutti diversi dai miei, sono tutti occupati, ma si incrociano spesso coi tuoi quando guardano avanti. Dai miei, sono tutti occupati, ma si incrociano spesso coi tuoi quando guardano avanti. Sono tutti diversi dai miei, sono tutti occupati, ma si incrociano spesso coi tuoi quando guardano avanti. Bella, molto dolce, molto intima, e tu accentui questo fatto di intimità chiudendo gli occhi. Sì. Tu mi parli di occhi e paradossalmente che di gli occhi. Sì. Se a questo aggiungi che abbassi la testa e ti vanno i capelli davanti, tu è come ti mettessi un cappuccio in testa e canti la canzone. Sì, io cerco una dimensione, appunto, come hai detto tu, di intimità e di calore. Quindi cerco di entrare, almeno in una, nella situazione in cui suono, in una dimensione di intimità per cercare di trasmettere. Sì, però se io ti parlassi così e cominciassi a dire mi è piaciuta la tua canzone, un po' troppo intima, eccetera, e io ti parlo con gli occhi chiusi, quanto comunico in meno di parlandoti con gli occhi aperti e guardandoti? Molto meno. Molto meno. Però adesso non è che io, perché ho gli occhi aperti, sono meno in intimità con te in questo discorso, perché tu ti dimentichi che c'è una telecamera. Non c'è l'abitudine, sì. Hai capito? Allora, tu quando canti, e questo vale per tantissimi, ti devi abituare che tu stai cantando per gli altri, non per te stesso. Perché se canti con te stesso, te ne stai nella tua cameretta. Ma nel momento in cui tu sali su un palco o vieni qui nella Lord of Fiat Music e condividi questa tua musica, stai cantando per gli altri. Stai dando agli altri qualcosa. Poi chiaramente sarà una gratificazione per te stesso, però è importante capire che lo stai dando agli altri. Chiaro, capito? Discorso chiaro, sì. Per questo ti dico che se tu canti gli occhi guardandoli, prova a farmi il ritornello guardando la telecamera. Sono tutti diversi dai miei, sono tutti occupati, ma si incrociano spesso coi tuoi quando guardano avanti. Ecco. Quando tu ti rivedrai questa diretta, tu vedrai la differenza tra quando l'hai fatta e quando hai fatto questo pezzettino guardandoli. E capirai quanta comunicazione c'è in più. Quindi non, ma deve piacere agli altri, scrive Pietro Ranieri, capito? Quindi se vuoi venderla nel senso buono, se tu vuoi vendere la tua musica, se ti stai vendendo nel momento in cui ti proponi, stai vendendo, ma anche nel momento in cui tu fai un colloquio di lavoro, nel momento in cui tu parli con gli studenti, stai vendendo gli studenti, nel momento in cui tu racconti il tuo progetto d'architetto, stai vendendo il tuo progetto d'architetto. Se tu racconti il tuo progetto d'architetto, no, io penso che queste siano le misure giuste, le dimensioni giuste per fare questa cosa. Con gli occhi chiusi non funziona. Chiaro. Ok? Questo è importante, ok? Poi ci sentiamo sicuramente ancora. Secondo me è un bravo. Un saluto dagli
Aridopachi. Chi sono gli Aridopachi? Federico Sociano, perché sono già uno io che ci ha capito. Già è meglio, vedi, già è meglio. Adesso sì, vedi a Natizzi. Cioè, comunicare. Tu non lo fai graficamente perché non ti metti in copertina. Non lo fai quando canti perché chiudi gli occhi e ti butti giù. Fai come dentro una pinnetta, sai, le pinnette sono quelle cose sarde, quelle capanne, sai, così, no? Tu, okay, perché okay. Con i tuoi capelli tutti giù sembri quasi che tu metti delle barriere, capito? Cacchio, Red, ma quanto hai ragione, Nicola Broglio. Gli occhi aggiungono espressione alla musicalità del brano, Giovanni Piccinini. Verissimo, lo sguardo verso il pubblico cambia tutto, Antonio Prea, vedi? Bravo. Quindi, Daniele Sorrentino, un saluto da Daniele. Molto di Andrea, Stefano Fiume. Sì, però quelli erano altri tempi. Oggi è cambiato tutto. I tempi di De André, in cui, o i tempi di Guccini, che non gliene fregava niente il pubblico, cioè il fiasco di vino, chiudeva, non ce ne sono più. Oggi c'è l'era del social, l'era in cui tu devi andare incontro alla gente, devi darti, capito? Chiaro. Ok? Benissimo. La canzone ti è piaciuta? Sì. Sì. Bella, ma poi dopo, secondo me, questo me lo lasci? Sì, assolutamente. Perfetto, ok. Ok, occhi che apri. Grazie. Ok, ci vediamo. Ciao bimbino. Ciao. Quanto tempo stai a Sanremo? Vado via questa sera. Ah, ok. Vabbè, ci rivediamo. Ok. Va bene? Sì. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.